Un sistema di controllo e un disciplinare di qualità per l'extravergine di oliva inserito in un sistema nazionale di oli di alta qualità. È il tema di un seminario svoltosi presso la tenuta Zagaria dell'azienda agricola del Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli. Differenziare le caratteristiche di pregio di un olio extravergine di oliva per affermare la qualità e farla riconoscere dalla grande distribuzione organizzata e dai consumatori, soprattutto per l'extravergine della varietà coratina. Cosa manca per promuovere l'extravergine di coratina e il territorio su cui è prodotto? Io sono per la monocultivar, sono anni che ho puntato tutto sulla coratina e i tempi mi cominciano a dare finalmente ragione, perché prima dicevano che era un olio impossibile ai nordici, adesso invece lo apprezzano molto proprio per quell'amare pizzicore che vuol dire ricchissimo di polifenoli e differenziazione rispetto agli oli piatti che ci hanno sempre proposto. Certamente va promosso il territorio e qui anche il consorzio DOP avrebbe dovuto fare la sua parte, perché questo territorio sarebbe dovuto diventare lo champagne dell'olio come lo champagne in Francia, e questo ancora non siamo riusciti, e questo mi dispiace moltissimo. Si parla, si dice, si discute, si fa bla bla e non si riesce veramente ad avere poi i ritorni giusti che le imprese e gli imprenditori fanno a fronte di grandissime spese. Gli obiettivi che si pone il consorzio per promuovere maggiormente l'extravergine di oliva? Ma il primo obiettivo è di far conoscere la qualità dell'olio extravergine di oliva italiano, perché noi abbiamo delle eccellenti qualità. Il rischio è che se non la fai capire, se non la fai percepire la qualità sembra strana, ma non esiste. Quindi il primo obiettivo del consorzio è quello di far comprendere al consumatore che cos'è la qualità. Secondo obiettivo è di fare squadra di fronte, come dire, agli interessi incredibili che ci sono in questo settore. Spesse volte noi ci dividiamo, invece proprio perché è importante portare avanti certi discorsi unitari e c'è bisogno appunto di organismi come il consorzio che facciano squadra.